Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mister e oggi siamo tornati come sempre a bomba su Clash Royale ragazzi, anche il giorno di Natale. Io auguro veramente un buon Natale a tutti, felicissimo Natale a tutti voi e alla vostra famiglia, che lo possiate passare nel modo più bello possibile e spero soprattutto che sotto l'albero avete avuto ciò che desideravate tutti quanti ragazzi. Vi auguro tanta tanta felicità, tanta tanta gioia, tanti tanti soldi, vi auguro tutto ciò che ci può essere di bello su questo mondo e nell'universo. Qualche giorno fa ragazzi siamo andati a testare il deck del primo in Italia e devo dire che come sempre vi è piaciuto tantissimo. Quest'oggi, il giorno di Natale, signori, si va a testare il deck del primo al mondo. Ieri la vigilia è uscito il video Q&A con la mia ragazza, ragazzi, ve lo lascio ovviamente in alto a destra nelle schede, non perdetevelo perché insomma dai, c'è il mister e la missis, come si fa a perdere un video del genere? Non si può perdere un video del genere. Mi raccomando con il lecchino di supporto, mi raccomando con l'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina. In questi giorni ci sarà una live, non so quando, non so come, ma in quella live, signori, regalerò degli abbonamenti, quindi mi raccomando, attivate la campanellina. Oggi il primo al mondo, signori, primo al mondo il 25 di dicembre, quindi tantissima roba, e signor a casa con il 4.0 beatdown con il gigante elettrico. All'interno della sezione community del mio canale vi ho lasciato un post dove vi andavo a mostrare gli eventuali bilanciamenti nerf che andranno fatti a gennaio, in maniera non che leggete quel post e tutti quanti quelli saranno nerf e buff, dovranno scegliere tra quelle carte lì, e tutto sommato ragazzi secondo me è molto molto equilibrato come roba. Il principino va assolutamente nerfato immediatamente ragazzi, perché è una carta devastante. Io molto gentilmente mi voglio a copiare e incollare il deck del signor a casa. Allora, ahimè signori, non riesco a utilizzarlo in ladder perché sono praticamente tutte carte al 13 ragazzi, togliendo una, due, tre, quattro carte al 14 che fortunatamente ho tornato fulmine, soprattutto lui. Posso maxarlo però a livello 14, lui non è un problema. Per tutte le altre robe ragazzi non riesco a tirarle su. Non riesco a tirare su la tornado. Regà, se tanto tanto mi dà tanto, proviamo ad andare solamente con la fulmine di livello 13, però vi ricordo che qui mi sa che siamo in sezione di livello 15. Eh sì ragazzi, allora io una partita me la vado a fa', come viene viene in ladder, altrimenti si va a testare in classico. Procediamo ragazzi con il deck del primo al mondo contro Argus. Molto bene, lui ha le torri al 14, quindi presumo che abbia le carte al 14 anche, e invece no. Domatore al 15, andiamo con la tornado. Ok, la hit non siamo riusciti a evitarcela. Cavaliere sta avanzando, non abbiamo lui in forma evo. Oppure sì, abbiamo lui in forma evo. Sì, 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 abbiamo il cavalierozzo in forma evo. Andiamo con il gigante elettrico, ragazzi. Bene, mi ha tirato cannone, sono contento. Abbiamo cannone anche noi, abbiamo cannone tornado per contrastare quel domatore lì. Moschettiere. Perfectus, expectus patronus proprio. Cannone, spero che ci crepa il prima possibile. Guardalo, guardalo con la fireball, ma ha devastato ragazzi. Mi sa che ha la fireball al 15 il tipo. Mi sa proprio che c'ha la fireball al 15 il tipo. Bravo, bravo. 2.6 super mega hyper cycle. Va bene, andiamo con il cannone piazzato secondo me da Dio. Perfetto, domatore non ci ha hittato. Molto molto bene, sarà una partita abbastanza complicata. Il 2.6 è tornato a quanto pare bello fresco, bello strong, ma è un deck bellissimo e tanto tanto skillato da andare a utilizzare. Lo potremmo provare a inchiappettare ragazzi con il con la fulmine. Con la fulmine, se lui ci piazza moschettiere ragazzi, qua me tocca. Qua mi tocca fare di questo, assolutamente. Moschettiere arrivato in hit sotto torre. Non riesco, signori, a lanciare. Proviamo a fare di questo. Proviamoci, regà. Ok. No, non riesco a tirare via. Non ce la faccio, no. Non sono riuscito a tirare via ciò che volevo tirare via, ragazzi. Ovvero la fulmine. Andiamo con il Little Prince tirato in maniera marcissima. Siamo in overtime, ragazzi, quindi qualcosina forse la riusciamo a fare. Vediamo un po' di tirarci sto boccito incredibile. Impredict, barile barbarico.
Ovviamente devo provare ad andare dal fondo con lui, ragazzi. Andiamo con il cannone. Andiamo con lui. Perfetto. Cannone ha fatto una roba bellissima, ragazzi. E devo rimanere su con l'elisir. Devo rimanere su con l'elisir perché la fulmine mi tornerà tanto, 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 tanto utile, ragazzi. La fulmine mi tornerà veramente tanto, 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 tanto utile. Procediamo con la fulminaccia. Minchia, che botta incredibile. Andiamo con il bocciatore. Di là ci siamo arrivati, quindi io just one attention tantissimo. Andiamo con la tornado. Andiamo con il cannone. Perfetto. Andiamo con, con questa roba qui. Non ci credo, raga. Non ci sto a credere. Dai, il gigante elettrico me l'ha fatto girare. Me l'ha fatto girare, ragazzi. Me l'ha fatto girare la merda. La merda e la mer. Me l'ha fatto girare tantissimo, signori. Me l'ha fatto girare tantissimo. GG, bella partita. Bella partita, ragazzi. Però col 2.6 era strong. Col 2.6, ragazzi, era parecchio, parecchio strong. GG. Beh, abbiamo capito che tutto sommato si può andare a testare questo deck in ladder. Testiamolo, la prima è andata. Procediamo con la seconda contro il giapponese. Presumo che possa essere giapponese il tipo. Andiamo con il bocciatore, dovrebbe fare abbastanza piazza pulita il boccito. Una bella rondella, perfettissimo così. Cannone ce l'abbiamo a disposizione, quindi andiamo. Secondo me l'abbiamo tirato anche abbastanza bene, in modo tale che il suo domatore non arrivi in hit. Dai che me lo fai fuori. Ce la riesce a farmelo fuori, dai, sì sì. Penso proprio di sì. Allora, non me l'ha fatto fuori, quindi non penso proprio. Il Mac è sempre nella mia testa oramai, da dicembre. diamo value assolutamente. Mi ha lanciato anche il mini pack, ragazzi. Si dà value tantissimo. Si dà value tantissimo a tutte cose. Vieni qua, Pirates, perfetto. Holy del Prince, se ci rimaneva life, tantissima roba. Qualche dannettino l'abbiamo fatto, nulla di interessante, nulla di succulento, però comunque sia, abbiamo capito che carte ha. Ha la Valchiria, che sarà la prossima Evo della season di gennaio. Non ne voglio parlare, ragazzi, perché secondo me sarà un qualcosa di totalmente devastante, totalmente rotto, però va bene. Spero che nerferanno il principino a gennaio, perché sennò Valkyria Evo più Little Prince è qualcosa di insostenibile, almeno per il sottoscritto. Andiamo con il cannone. Perfetto. Lui ha già pushato con il domatore, quindi giochiamo di intelligenza, ragazzi. Giochiamo di intelligenza e andiamo con il gigante elettrico dal fondo. Fratelli, ma che? Ma veramente, Steffa? Porca di quella miseria. Bravo. Bravo, mi è piaciuto ciò che lui è andato a gustarsi. Va bene. 3-2-1 lancio tornado. Sì, 3-2-1 lancio tornado. 3-2-1 chiamo a me la guardiana. Ho fatto tutto in maniera perfetta, ragazzi. Ho fatto tutto in maniera perfetta, raga. Non me potete di assolutamente nulla de nulla. De nulla, de nulla, de nulla. Andiamo a fare di questo. Andiamo con il barile barbarico, che ci sta divinamente. Lei non ha hittato. Posso andarci tranquillamente con l'abilities del Little Prince Boys. Mamma mia, ragazzi, minchia, siamo stati devastanti. Minchia, signori, siamo stati devastanti. Cioè, minchia, toglietevi proprio, raga, toglietevi proprio. Cioè, fra, non puoi fare più niente. A tua colpa non puoi fare assolutamente più niente. Ma sai che ti dico, fra, te la spacco con la fulmine, sta pirotecnica. Porco due, via con la tornado, via con la tornado, non puoi farci più niente, fra, perdi la torre, soccombi sotto la potenza del deck del primo al mondo. Vai, vai, sì sì, tanto ti counterò tutto, fra, tanto ti counterò tutto, fra, GG. Procediamo con l'ultima, ragazzi, con la speranza che non ci siano troppe carte al 15 contro, perché veramente ne stanno girando parecchio. Principessa al 14, buona fortuna anche a te, fratello. Andiamo con il barile barbarico, cerchiamo di farla fuori subito. Allora, facciamo una bella cosa, va, gigante elettrico dal fondo, che mi sento più tranquillo, vediamo se riusciamo a buttare giù torre, spero di sì, subito, così ci chiudiamo, barichiamo totalmente in difesa, e stiamo tranquilli, ragazzi, e stiamo tranquilli. Allora, va bene, fammi quello che vuoi, fra, fammi quello che vuoi, fra, fammi quello che vuoi. Ok, andiamo con il bocciatore.
Attiva l'abilities per favore. Minchia, era l'unica carta che doveva rimanere life in Little Prince se c'è crepato una citra. Andiamo a fare di questo, perfetto, danni ne sono arrivati, molto molto bene ragazzi, molto 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 bene. Questa sarà difficile come partita, difficilissima, però ci possiamo barricare in difesa ragazzi. Andiamoci a difendere ovviamente dal suo barile con il nostro barile barbarico e cerchiamo di prendere quante meno hit possibili a torre. La torre di là praticamente con una fulmine è e deve andare giù in maniera molto simpatica. Torna, cannone lanciato in ritardo, ahimè. Cannone lanciato anche male, oltretutto, che è in ritardo. Princess la facciamo fuori tranquillamente, in questo caso con il bocciatura. Perfetto. Bocciatura e spero che se ne vada dall'altro lato, una volta che ha finito il servizio di là. Ovviamente no, ragazzi. Ovviamente no, signori. Va bene. Andiamo con il principino, raga, che secondo me ci sta assai bene. Ok. Andiamo con il cavaliere rosso. Andiamo a attivare l'abilities, così diamo un po' di fastidio. Va bene. Oh, cazzarola. Andiamo con il gigante elettrico. Andiamo con il barile barbarico. Ok. Molto bene, ci siamo difesi. Mamma mia, raga, gigante elettrico in fase difensiva è stato qualcosa di OP, sono sincero. Andiamo con il cannone. Perfetto. Perfettissimo così. Ah, guarda, mi attivo la centrale se riesco. No, non ci sono riuscito. Pazienza, va bene. Andiamo con il barile barbarico in questo frangente. Guardalo. Raga, bello. Bello, come l'abbiamo gestita sta partita. Veramente bella. Mi sono barricato in difesa tantissimo. Però il tipo è molto, molto più rapido di me. Molto, molto più rapido di me, ragazzi. Questo c'è anche la razza, eh. Ve lo dico proprio in maniera tranquillissima che lui c'ha anche la razzo. Mancano 5 secondi, signori. Il cavaliere di là lo difendi o non lo difendi? L'ha difeso. Andiamo con la fulmine. Non ci voglio credere, raga. Non mi ha pigliato la fulmine. Va bene. Andiamo a fare di questo. Andiamo a fare di questo, possibilmente. Ti prego, guarda, non fare il pezzo di merda con me. Andiamo a fare di questo con la tornado. In maniera abbastanza subdola e viscida. Ok, guarda che mi tira tutte le robe di là. Guarda che mi tira tutte le robe di là, il capone. Guardalo il capone. Guardalo il capone, ragazzi. Guardalo il capone. Andiamo con la fulmine. Let's go. Non ci credo, raga. Non ci sto credendo, ragazzi. Che capone, raga. Non ci sto credendo mai nella vita. Non ci sto a credere, raga. Non ci sto a credere. Che capone. Andiamo con la fulmine. Oh mio Dio, è match. Io vi lascio con l'ultimo match. Non vi fidate assolutamente di una fulmine al 13. Utilizzate questo deck se l'avete tutto maxato. Io vi auguro ancora buon Natale e buone feste. Vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che date in ogni singolo video, in ogni singola live. Io vi mando un abbraccio. Ciao ciao, è Mister Rico.